Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e come sempre parliamo delle novità e degli annunci che sono presenti all'interno del gioco, anche per discutere un pochettino la situazione e la piega che sta prendendo effettivamente questo titolo. Una piega che per molti veterani o comunque per molti giocatori day one come il sottoscritto giustamente sta veramente rallentando la presa, sta diventando sempre più monotono, sta diventando sempre più lento. Diciamo dal punto di vista interamente di eventi, storia, che tecnicamente dovrebbe essere anche la parte centrale di tutto ciò, che vengono scandite comunque da uno sprizzo di allegria con l'inserimento dei banner o dei nuovi personaggi, per poi ricadere nuovamente nella monotonia e fare questa sorta di altalena di emozioni che vanno su e giù e che ovviamente non fanno impazzire la community. È anche vero che tutto ciò rappresenta fondamentalmente un gacha, però ricordiamoci anche che giochi in passato, come anche Dissidia per Omnia, riuscivano a portare inizialmente 3 eventi a settimana, anche 4 addirittura, e poi sono comunque ridotti per cognizioni di causa. Qui la situazione è un po' diversa, perché abbiamo comunque degli eventi che durano più tempo, perché comunque durano anche 2 settimane circa, però dove effettivamente si fa sempre la stessa identica cosa. Quindi ci si ritrova a dover praticamente farmare un po' quasi come all'inizio del gioco, dove si era praticamente quasi obbligati a farmare in modo pesante per riuscire comunque ad ottenere risorse ed ottenere quello che il gioco offre. E direi che questo effettivamente non è un qualcosa su cui i giocatori in realtà riescono a dare fiducia o comunque riescono fondamentalmente ad essere contenti. E non posso comunque negare il fatto che non abbiano ragione, perché abbiamo comunque una necessità fondamentalmente, anche se stiamo parlando di un gacha, di essere stimolati a continuare a giocare a questo gacha, cosa che da un lato sembra quasi più non fare. Però chiusa questa piccola parentesi, andiamo a vedere quelli che sono gli aggiornamenti e le novità che sono state introdotte praticamente questa mattina e che ci permettono di conoscere i vari eventi che avremo a disposizione a breve. Cominciamo dal ritorno delle co-op di Ramu ed Ifrit, che giustamente per chi ha già maxato entrambi risulta essere un evento estremamente inutile. C'è anche da dire che questo è un evento che viene inserito solo ed esclusivamente per aiutare fondamentalmente i giocatori nuovi, anche perché è vero che molti hanno quittato, ma è anche vero che grazie all'introduzione di Yuffie alcuni giocatori hanno praticamente cominciato la loro avventura. Ecco perché appunto l'evento delle bombe è assolutamente straordinario per riuscire comunque a livellare il più possibile i personaggi di Final Fantasy VII, almeno in primis, e poi riuscire fondamentalmente anche a livellare gli altri. Adesso arrivano anche le coop, che giustamente danno una mano sempre ai giocatori nuovi o comunque quei giocatori che sono ritornati dopo magari aver quittato, proprio per aiutarli con il farming delle summon. Noi ovviamente, parlando comunque di veterani o community fondamentalmente che gioca dal day one, non abbiamo bisogno di queste coop, però sono comunque un incentivo anche per aiutare chi effettivamente non riesce. Quindi potrei comunque organizzare una serata community per cercare di aiutare chi effettivamente ancora non le ha farmate. Quindi se vi mancano le summon di Ramu e Ifrit, scrivetelo nei commenti, se siete giocatori nuovi o siete comunque dei giocatori che tornano indietro, perché vorrei effettivamente capire se organizzare una serata dove aiutare la gente per le coop oppure andare avanti e quindi dedicarmi ad altro, che mi potrebbe comunque servire come feedback proprio per una questione di organizzazione in generale.
E ovviamente per quanto riguarda le co-op avremo la possibilità di ottenere le armi 4 e 5 stelle delle rispettive summon, quindi le armi di Zack e Glenn per Ifrit e le armi di Eris e Lucia invece per quanto riguarda Ramu, che sono le armi appunto che si possono ottenere all'interno di queste co-op. Quando comincerà l'evento? Da noi sarà praticamente il 31 gennaio alle 3 del mattino fino appunto al 9 febbraio alle 3 del mattino. Ricordatevi sempre che l'orario qui viene calcolato in post in PST, quindi di conseguenza non è il nostro orario. Tenete a mente che noi dobbiamo praticamente aggiungere le 6, fate il calcolo che le 6 del mattino sono le nostre 3 del mattino però del giorno dopo, perché appunto abbiamo questa differenza di orario. Che cos'è appunto il contenuto in coop? Lo sappiamo benissimo, sono praticamente le sfide composte da 3 giocatori che poi successivamente vengono ricompensati con oggetti, premi, armi, nel caso ovviamente delle summon, e poi le coop medals. Quindi sappiamo già benissimo come funziona. Abbiamo anche l'aggiornamento del banner army, perché ancora molti sono confusi dal fatto che il banner army possa scadere, tra virgolette, ma in realtà il banner army non scade ma si aggiorna. Infatti ogni tot, quindi ogni periodo che comunque va a concludere un ciclo di introduzione armi barra personaggi, il banner dei ticket generali, quindi dove è possibile praticamente ottenere tutte le armi del gioco, viene aggiornato, perché giustamente vengono inserite all'interno del banner o anche addirittura all'interno dell'exchange shop le armi che giustamente sono state invece inserite all'interno dei banner. E questo succederà sempre il giorno 31 alle 3 del mattino. Avremo la possibilità di ottenere il micro laser, che è l'arma di Barrett, quella che abbiamo avuto per Natale, che verrà aggiunta praticamente all'interno del banner All Stars, chiamiamolo così, il banner generale All Stars. Snowflake, che è l'arma di Eris invece, quella di Natale ovviamente. La Twinkling Star, che è quella di Zack, la nuova arma di Zack. La Bramble Spine, che è quella di Matt. La Sky Splitter, che è quella di Cloud, quella fuoco. La Radiant Edge, che è quella di Sephiroth di Capodanno, sempre fuoco. E poi ovviamente abbiamo la possibilità che queste informazioni possano essere modificate praticamente all'interno di questi, diciamo, all'interno del gioco abbiamo le informazioni che possano essere modificate. Ma oltre questo sapete benissimo che riceveremo notifiche nell'eventualità. E poi, per concludere in bellezza, evento di San Valentino. Evento di San Valentino che era già stato data mainato da qualche giorno, perché già erano state, diciamo, rivelate un paio di informazioni. Non abbiamo ancora i dettagli fissi, però abbiamo già comunque la base sulla quale potremmo lavorare da qui ovviamente all'inizio di febbraio, per ovviamente il raggiungimento di metà mese, perché diciamo San Valentino è il 14, quindi sappiamo già benissimo che avremo la possibilità di avere questo evento per questa durata per questo periodo, ecco, mettiamola così. Infatti a partire praticamente dal 31 gennaio alle 3 del mattino avremo la possibilità di partecipare all'evento The Secret Sweetheart Will Begin. Quindi avremo l'evento di San Valentino che comincerà appunto il 31 e probabilmente, esatto, finirà il 19 alle 3 del mattino, dove praticamente il giorno di San Valentino, che è un giorno in cui si dimostra amore e apprezzamento verso le persone amate, e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ottenere all'interno di questo evento degli ingredienti dai mostri che incontreremo durante le battaglie per preparare una deliziosa sorpresa per il nostro Cloud, che se io fossi Cloud già avrei in mente la deliziosa sorpresa che Tifa ed Eris potrebbero farmi, ma su questo non ne discutiamo qui su YouTube. Come faremo a giocare ovviamente all'interno di questo evento? Fondamentalmente, per chi lo ha già vissuto, stiamo praticamente vivendo un
una rerun, per così dire, dell'evento di Natale. Quindi avremo a disposizione le battaglie che sbloccheranno il nostro livello di gathering, che poi ci permetterà successivamente di ottenere gli oggetti una volta riempita la barra con il tempo a disposizione per ottenere le ricompense. Quindi è la stessa identica roba. Ci saranno ovviamente le storie e le battle, diciamo storie, diciamo le battaglie, quelle di storia e ovviamente quelle di sblocco per quanto riguarda ovviamente il gathering, e poi avremo invece le score battle che ci servono per consumare i ticket e ottenere comunque le ricompense. Quindi se ricordate bene o male l'evento che abbiamo avuto per Natale, dove appunto dovevamo prendere i regali da sotto l'albero, qui fondamentalmente è la stessa cosa. Infatti, come potete vedere, avremo la possibilità di gaterare o comunque di raccogliere diversi oggetti e anche le score battle keys per poi affrontare successivamente le battaglie e ottenere altre ricompense. Avremo la possibilità anche di ottenere un'arma 5 stelle che comunque sarà free to play, quindi sarà gratuita e ci verrà regalata durante l'evento e che potremo comunque maxare durante tutto il periodo di questo evento. Dovremo successivamente anche accumulare oggetti scambiabili, che come potete vedere sono tutti i dolcini presenti all'interno di questa vignetta, partecipando alle score battle. E come potete vedere la nostra Hell House si è trasformata praticamente in una casa di in una casetta di panzucchero, là come si chiamano appunto, tutta dolce, tutta coccolosa, dove ovviamente ci spaccherà la testa, perché la Hell House ha questo vantaggio, no, di essere un boss molto molto particolare. E qui abbiamo praticamente l'arma, la prima arma free to play con la prima parte dell'evento che otterremo, che è quella di Tifa, ovvero Joven Mitz, arma ovviamente 5 stelle che potremo successivamente scambiare e maxare fino al suo livello massimo. Non abbiamo ancora le statistiche per quanto riguarda quest'arma, però vedremo effettivamente che cosa ci permetterà di ottenere e soprattutto quali refined abilities avremo la possibilità di aumentare, anche perché un'arma che comunque può essere maxata free to play anche come sub weapon potrebbe effettivamente essere interessante. Ovviamente verranno aggiunte delle quest in un secondo momento, quindi come in tutti gli eventi avremo prima parte e seconda parte, che ovviamente potrebbero anche includere un banner, però per il momento non ci sbilanciamo più di tanto. Detto ciò, ovviamente non c'è altro da aggiungere, quindi spero che fondamentalmente il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente per Ifrit e Ramu se avete difficoltà nelle coop o volete comunque organizzare una serata community per aiutarvi nel farming o comunque per aiutarvi in generale nell'ottenimento anche delle armi, magari per chi ancora non le ha. Per esempio a me mancano un paio di armi ancora di Lucia, soprattutto per quanto riguarda Ramu, e qualche arma forse anche di Zac per quanto riguarda Ifrit. Quindi sarei disponibile comunque anche io stesso a passare un po' di tempo farmando e chiacchierando in live, proprio anche per aiutare magari chi effettivamente non riesce ad andare avanti e non riesce appunto a in generale appunto a completare queste coop. Quindi se volete fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, ditemi un pochettino anche la vostra idea generale del gioco. Mi sapete che piace sapere un pochettino tutte le vostre idee, tutte le vostre robe, quindi se volete potete scrivere sotto nei commenti. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!